Ciao a tutti, avvicinatevi. Oggi vi racconterò una storia che vi toccherà il cuore, una storia di passione, di musica e della magia della radio. Stasera ci tuffiamo in una storia commovente di tutoraggio, musica e la magia della radio. Una storia che ci porta indietro nel tempo, quando la radio era il re dei media. Tutto inizia con un uomo di nome Renzo Campo dell'Orto. Un uomo con una passione ineguagliabile per la radio e un orecchio attento per il talento. Immaginate l'Italia degli anni Ottanta, le onde radio che vibrano di energia. Le strade erano piene di vita e la radio era il mezzo principale per connettersi con il mondo. Renzo, un esperto professionista della radio, era il maestro di Radio Blu, una stazione che pulsava con il cuore di Verona. Radio Blu non era solo una stazione radio, era un punto di riferimento per la comunità. Aveva questa incredibile capacità di scovare talenti, di sentire la scintilla in una giovane voce. Renzo non cercava solo voci, cercava storie, emozioni, autenticità. E ragazzi, ha scoperto una gemma in un giovane di nome Amadeus. Un giovane con un sogno grande quanto il suo cuore. Lo conoscete, giusto? Il carismatico conduttore televisivo, il re dell'intrattenimento italiano. Ma pochi sanno come tutto è iniziato. Ma prima delle luci brillanti e dei grandi palcoscenici, Amadeus era solo un ragazzo con un sogno e la passione per la radio. Un giovane che cercava la sua strada nel mondo della comunicazione. Entrò a Radio Blu, desideroso di imparare, desideroso di essere trascinato dalla potenza del suono. Ogni giorno era un'opportunità per crescere, per imparare qualcosa di nuovo. Renzo vide in lui qualcosa di speciale, un talento grezzo che aveva bisogno di essere coltivato. Con pazienza e dedizione, Renzo iniziò a guidare Amadeus, insegnandogli i segreti della radio. Ogni lezione era un passo avanti, ogni consiglio un mattoncino verso il successo. Renzo non era solo un mentore, era un amico, un confidente, un faro nella vita di Amadeus. E così, con il tempo, Amadeus iniziò a brillare. La sua voce divenne familiare a tutti. La sua passione contagiosa. Radio Blu era solo l'inizio di un viaggio straordinario. Oggi, Amadeus è una delle figure più amate della televisione italiana. Ma non dimentica mai le sue radici. Ogni volta che accende il microfono, porta con sé l'insegnamento di Renzo. La magia della radio e il potere dei sogni. E Renzo? Beh, lui continua a scoprire talenti, a ispirare giovani voci, a mantenere viva la magia della radio, perché, alla fine, la radio non è solo un mezzo di comunicazione, è un'arte, una passione, una famiglia. E così, la storia di Renzo e Amadeus ci ricorda che con passione, dedizione e un po' di magia, i sogni possono davvero diventare realtà. Ora, Amadeus, il suo vero nome è Amedeo Sebastiani, che, diciamocelo, non ha lo stesso fascino, vero? Ma dietro quel nome ordinario si nascondeva un talento straordinario, un giovane con una passione ardente per la radio. Comunque, il giovane Amedeo aveva questa energia contagiosa, un calore che si irradiava dagli altoparlanti. Era un talento naturale. Ogni volta che parlava al microfono, sembrava che stesse parlando direttamente a te, creando un legame speciale con ogni ascoltatore. Renzo lo prese sotto la sua ala protettrice, insegnandogli i trucchi del mestiere, mostrando come comandare le onde radio. Renzo, un veterano della radio, vide in Amadeus qualcosa di speciale, qualcosa che andava oltre la semplice abilità tecnica. Amadeus assorbiva tutto come una spugna. Ogni lezione, ogni consiglio, ogni trucco del mestiere veniva memorizzato e messo in pratica con una dedizione impressionante. Imparò a creare la playlist perfetta, a coinvolgere gli ascoltatori con la sua voce, a farli sentire come se fossero lì in studio con lui. Ogni canzone scelta aveva un significato. Ogni parola pronunciata era pensata per creare un'atmosfera unica. Metteva il cuore e l'anima in ogni spettacolo, in ogni canzone, in ogni parola. La sua passione era palpabile e gli ascoltatori lo sentivano. Non era solo un DJ, era un narratore, un creatore di emozioni. Non si limitava a suonare musica. Stava creando un'esperienza. Ogni trasmissione era un viaggio, un'avventura sonora che portava gli ascoltatori in mondi nuovi e affascinanti. E così, Amadeus trovò la sua voce su Radio Blu, trasformando ogni momento on air in qualcosa di magico e indimenticabile. Ora, tenetevi forte, perché è qui che la storia prende una svolta. Preparatevi a un viaggio indimenticabile nel cuore della musica italiana. È l'estate del 1982
e il Festival Bar, un grande festival musicale italiano, è in pieno svolgimento. Le strade sono piene di fan entusiasti, le luci colorate illuminano la notte e l'energia è palpabile nell'aria. Questo festival non è solo un evento musicale, ma un vero e proprio fenomeno culturale. Renzo, essendo il mentore straordinario che è, decide di portare Amadeus sotto la sua ala al festival. Renzo vede in Amadeus un potenziale straordinario e vuole assicurarsi che il giovane talento abbia tutte le opportunità per brillare. Al Festival Bar, Renzo gli mostra in retroscena, gli fa conoscere le persone giuste e gli offre consigli preziosi. Voleva mostrargli in retroscena, dargli un assaggio delle grandi leghe. Amadeus osserva attentamente, assorbendo ogni dettaglio, ogni nota, ogni movimento. È un mondo affascinante e complesso, e lui è determinato a farne parte. Non sapevano che il destino aveva in serbo una sorpresa. Una di quelle sorprese che cambiano il corso della vita. Un incontro che nessuno avrebbe potuto prevedere, ma che avrebbe segnato un punto di svolta nella carriera di Amadeus. Entra in scena Claudio Cecchetto, un leggendario DJ e produttore italiano, il tipo di persona che potrebbe far esplodere uno stadio con un solo ritmo. Claudio è una forza della natura, un innovatore che ha rivoluzionato la scena musicale italiana con il suo talento e la sua visione. Questo incontro casuale avrebbe cambiato la vita di Amadeus per sempre. Claudio vede qualcosa di speciale in Amadeus, qualcosa che lo spinge a volerlo aiutare a raggiungere il suo pieno potenziale. È l'inizio di una collaborazione che porterà Amadeus a nuove vette, trasformandolo da giovane talento promettente a una delle figure più influenti della musica italiana. Cecchetto rimase immediatamente colpito dal talento e dal carisma di Amadeus. Vide quella scintilla, quel fattore X innegabile. Renzo, come un orgoglioso papà orso, presentò il suo pupillo. Sapeva che questa era la grande occasione di Amadeus, la sua occasione per salire su un palcoscenico più grande. E come ha spiccato il volo! La carriera di Amadeus è decollata come un razzo. Divenne un nome familiare, abbellendo gli schermi televisivi, affascinando il pubblico con il suo spirito e il suo calore. Ma nonostante tutto, non dimenticò mai le lezioni che aveva imparato da Renzo in quella piccola stazione radiofonica di Verona. Ora, la storia di Renzo non finisce con il successo di Amadeus. Questo ragazzo era una forza della natura. Dopo Radio Blu, ha continuato a plasmare il panorama culturale di Verona. Ha diretto un'agenzia di comunicazione, ha fatto consulenze per ospedali, ha persino scritto un paio di libri. Questo è un uomo che comprende il potere della connessione, del riunire le persone attraverso esperienze condivise. E quale posto migliore per farlo di una biblioteca? Vedete, Renzo è diventato il presidente della biblioteca civica Mario Franzosi a Villafranca. Ora, alcuni potrebbero pensare, una biblioteca? È un lavoro tranquillo. Ma non Renzo. Vedeva la biblioteca come un palcoscenico, un luogo in cui le storie prendono vita, dove le menti si connettono, dove si costruiscono comunità. L'ha trasformata in un vivace centro culturale, ospitando incontri con gli autori, vivaci dibattiti, club fotografici e persino un evento di book crossing a livello cittadino. Renzo capisce che le biblioteche non sono solo libri, sono accesso, sono opportunità. Si tratta di far scoccare la scintilla dell'amore per l'apprendimento in tutti, dal bambino più piccolo che scopre la gioia della lettura all'anziano che partecipa a una conferenza sulla storia locale. Ha creato uno spazio in cui persone di ogni ceto sociale possono riunirsi, condividere idee ed essere ispirate. E sapete cosa c'è di ancora più straordinario? La passione di Renzo è contagiosa. Ha ispirato innumerevoli altre persone a perseguire i propri sogni, a dare qualcosa in cambio alle proprie comunità, a rendere il mondo un po' più luminoso, proprio come ha fatto lui con Amadeus. È la prova che il tutoraggio conta, che un piccolo incoraggiamento può fare molto e che non è mai troppo tardi per fare la differenza. Questo ragazzo ha più energia di una stanza piena di cuccioli. Seriamente, anche dopo tutti questi anni, la sua passione per la vita, per la cultura, per il riunire le persone, è forte come non mai. È come il coniglietto della Duracell dell'entusiasmo. Ha sempre nuove idee in cantiere, nuovi progetti da affrontare, nuovi modi per rendere la biblioteca ancora più fantastica. La storia di Renzo è un bellissimo promemoria del fatto che la vita è un viaggio, non una destinazione.
Si tratta di abbracciare nuove sfide, non perdere mai il senso di meraviglia e seguire sempre, sempre le proprie passioni. E chissà, potreste anche voi ispirare il prossimo Amadeus lungo la strada? Quindi, un brindisi a Renzo Campo dell'Orto, il maestro del tutoraggio, il paladino della cultura, l'uomo che ha contribuito a lanciare mille sogni, o almeno uno di grande successo, e ad Amadeus, che non ha mai dimenticato da dove è venuto, e l'uomo che gli ha dato il via, alla salute del tutoraggio, dell'amicizia e della magia della radio. E ricordate, gente, tenete le orecchie tese, i cuori aperti e non smettete mai di inseguire i vostri sogni.